L'interazione tra medici e pazienti si avvale sempre di più di soluzioni digitali. Questo vale anche nel mondo della sclerosi multipla e noi ci siamo fatti raccontare quali sono le sfide e le opportunità, naturalmente, da un vero esperto di questi temi, dal dottor Luigi Lavornia, che abbiamo incontrato qui a Baveno nel corso di un evento organizzato dall'azienda farmaceutica Merck, che prende il nome di Eco in MS. Dottor Lavonia, quanto conta il digitale oggi nell'interazione medico-paziente? È un qualcosa che avvicina appunto il paziente al medico oppure in qualche maniera spersonalizza il rapporto, quindi tecnicamente funziona, ma poi umanamente le cose vanno in maniera diversa? Qual è la sua esperienza, visto che lei di queste cose se ne è occupato già ben prima dell'emergenza Covid? Io credo che le tecnologie digitali in tutte le declinazioni siano parte integrante di un rapporto medico-paziente contemporaneo. Noi siamo qui ospiti della Merck che appunto segue con grande attenzione i pazienti e le persone con sclerosi multipla e proprio questa è una patologia, diciamo, paradigma delle tecnologie digitali. È un problema di salute cronico, i pazienti hanno un esordio giovanile e porteranno indietro questo problema di salute per tutta la vita. Bene, proprio questo tipo di paziente è il paziente che maggiormente può beneficiare delle tecnologie digitali. Pensate, un paziente che viene visto in un giorno e poi dopo 3 mesi, ma tutto quello che accade tra una visita e l'altra a volte viene perso quando nel rapporto, diciamo, ordinario in ambulatorio viene chiesto al paziente che cosa sta accadendo. Bene, con le tecnologie digitali, con il rapporto medico-paziente attraverso piattaforme, app, ma anche con il monitoraggio digitale di un paziente, si possono scoprire cose giorno per giorno, dei campanelli d'allarme che possono assolutamente aiutarci a capire, sto facendo la cosa giusta per questo paziente, è giusto quel farmaco che sto prescrivendo, cosa posso fare di più? Sono i nuovi need dei pazienti contemporanei, sono i nuovi unmet need che non vengono colmati dal rapporto medico-paziente ordinario in ospedale, in ambulatorio, negli studi, possono invece essere riempiti dalla tecnologia digitale. Quindi non sostituiamo nulla, integriamo la tecnologia digitale per contemporaneizzare il mio lavoro e la presa in carico dei nostri pazienti. Siete stato chiarissimo, vediamo adesso qualche esempio pratico, così magari capiamo meglio. Esempi pratici che sono stati presentati qui al convegno. Il primo si chiama Posso, è una piattaforma che serve a fare che cosa, dottor Lavonia? Guardi, posso.it è un'esperienza straordinaria perché diciamo, è una piattaforma molto generalista, diciamo, che ha una sezione dedicata alla scienza, alla medicina e c'è una sezione all'interno del grande capitolo della medicina dedicata alle persone con sclerosi multipla. E su posso abbiamo la Merck, ha inventato questo format del neurologo che intervista un suo collega, neurologo che intervista il neurologo su aspetti della malattia che a volte vengono, diciamo, considerati meno, diciamo, impattanti nel tradizionale rapporto medico-paziente. A volte i pazienti hanno difficoltà in ambulatorio a parlarci di alcune cose perché a volte vengono accompagnati, quindi dei disagi un po' più interiori possono essere affrontati quando, vedendo posso.it, un neurologo parla ad un altro neurologo di un paziente che ha una storia analoga, ci si confronta con quella storia, ci si rivede in quella storia e si possono acquisire informazioni per superare quel disagio. Molto interessante. Senta, c'è un secondo esempio, il nome mi piace moltissimo, si chiama Senza se e senza ma. Cosa significa? Cosa c'è dietro? Senza se e senza ma vuol dire che le persone con sclerosi multipla possono trovare in quella piattaforma le risposte. Le risposte perché avere la sclerosi multipla è una condizione, non deve essere considerata come una patologia limitante. Noi abbiamo fatto progressi incredibili negli ultimi 30 anni da un punto di vista farmacologico. Oramai il 75% dei nostri pazienti può avere una vita buona, una vita che permette di vivere secondo i propri desideri, le proprie aspettative. Abbiamo dei pazienti per cui ancora non riusciamo, è quello il cruccio della scienza, perché noi vorremmo aiutare il 100% dei nostri pazienti e quel senza se e senza ma dice proprio questo. Cliccate su senza se e senza ma e troverete assolutamente
la risposta a tutto quello che probabilmente ancora su cui avete dei dubbi. Senta, l'ultimo esempio è un esempio di successo della medicina, di successo dei farmaci, di successo dell'unione medico-paziente. Si chiama Genitori si può, il nome è già abbastanza evocativo, però ce lo spiega esattamente cosa significa. Significa che alla risposta, alla prima domanda che un paziente ti fa quando fai la comunicazione di diagnosi di sclerosi multipla, possiamo anche dare questa indicazione di andare a vedere Genitori si può, perché sa qual è la prima domanda che ci fanno i nostri pazienti? Posso avere dei figli? Come saranno i miei figli? Bene, la scienza ha assolutamente distrutto questo stigma, perché il paziente con sclerosi multipla, la paziente con sclerosi multipla non ha alcuna difficoltà a procreare, a mettersi una famiglia, a avere figli e ad avere l'idea di potersene occupare come un bravo genitore. Quindi genitore si può anche con la sclerosi multipla, perché assolutamente la scienza così ha detto.